Siamo alla conclusione del 2019 ed è giusto ed è opportuno fare un bilancio di questi primi sette mesi di mandato. Sono stati sette mesi importanti dopo l'elezione del 26 maggio scorso, elezione sicuramente significativa. E eh, devo dire che sono stati sette mesi nei quali ho cercato, insieme alla mia giunta e a tutti i consiglieri comunali, di lavorare esattamente come avevamo detto durante la campagna elettorale eh, a servizio dei cittadini. Quindi, il nostro primo impegno è stato quello di stare con voi, di stare vicini a voi, di ascoltarvi, di poter condividere le nostre idee, di ascoltare le vostre necessità. Penso che questo sia il modo migliore per poter lavorare e per poter progettare quelle che sono le necessità del comune e della nostra comunità a Montemurlo. Sono stati sette mesi pieni, abbiamo fatto già anche cose importanti, ovviamente abbiamo continuato quello che era il lavoro avviato nella prima metà dell'anno e poi abbiamo proseguito anche innovando e portando alcune novità. In particolare, abbiamo voluto lavorare anche su quelli che sono i servizi rivolti a noi Montemorlesi. Abbiamo lavorato in particolar modo pensando anche alle persone magari più in difficoltà. Mi viene in mente la voglia e la volontà di prevedere pre scuola per i bambini certificati, bambini con disabilità, oppure di decidere di ampliare quello che è il servizio sui pulmini scolastici con la presenza di un accompagnatore o anche il rinnovo a livello del trasporto scolastico di due pulmini che garantiscono quindi un servizio più efficiente ai nostri bambini. Quindi un qualcosa che è rivolto proprio a, a noi cittadini e a tutti i montemorlesi. Accanto a questo ovviamente abbiamo lavorato su quello che è il tema dello sviluppo economico, lo sapete è una priorità da sempre per il nostro Comune, ha permesso di far e eh, trasformare in una grande ricchezza quello che è il nostro patrimonio di edifici produttivi nella nostra area industriale e anche in questo senso siamo riusciti a provare cinque piani industriali importanti di cinque aziende che si trasferiranno nell'area di via Palermo, quindi consentendo ancora di creare nuove occasioni di crescita, nuove occasioni di di lavoro e quindi nuove opportunità per chi abita e vive qui a Montemurlo. È stato importante anche quello che abbiamo voluto fare sulla promozione della nostra città. Sapete l'inizio del percorso per i mille anni di Montemurlo, questo sarà un qualcosa appunto che proseguirà nel corso dell'anno prossimo. Per il 2020 abbiamo grandi progetti, non c'è dubbio che il 2020 sarà l'anno in cui si concretizzerà davvero. Tutto quello che è stato iniziato nel 2019 e anche nel 2018, ovvero il tema del centro cittadino. Nel 2020 tutti questi interventi saranno veramente nella loro fase centrale, nella loro fase di vera trasformazione di quella che è l'area dell'ex campo sportivo. Quindi con la realizzazione del parco urbano, la nuova viabilità, il tema legato ai parcheggi, il parco urbano l'asilo nido su Amorecci, la passerella pedonale che collegherà Montemurlo in zona Biccheraia con Montale e così via. E anche l'intervento di riqualificazione della scuola di Novello. Questo sarà accompagnato anche da un'attenzione al centro di Oste. Su eh, questo luogo vogliamo lavorare, abbiamo già iniziato a lavorare con la proprietà per arrivare al piano attuativo nel corso del prossimo anno della trasformazione dell'ex fabbrica rossa. Una trasformazione che come sappiamo ci darà ancora nuovi spazi pubblici e nuovi luoghi d'aggregazione vicino a Piazza Mendola. Quindi tanti temi sicuramente in ponte, ovviamente però uno sguardo non solo alle zone centrali delle nostre frazioni ma anche alle zone meno centrali. Quindi la voglia e la volontà di continuare in quelle che saranno le manutenzioni del territorio, la riqualificazione dei nostri giardini, la possibilità di migliorare quindi il decoro della nostra città. Questi sono tutti temi per noi fondamentali sui quali lavoreremo eh, nel modo diciamo, eh, più eh, attento possibile e Insieme a questo ovviamente un'attenzione anche a quello che è eh, il tema della sicurezza del territorio. Quindi per noi sarà centrale il tema della legalità e del controllo. Sappiamo che questo permette veramente a quella voglia di creare nuove occasioni e nuovo sviluppo nel comune di Montemurlo di avere un'opportunità in questo senso e quindi in questo caso pensiamo a promuovere ad esempio la polizia di prossimità. Quindi i nostri poliziotti municipali nelle nostre tre frazioni o ancora implementeremo gli ispettori ambientali contro gli abbandoni di rifiuti nel nostro territorio. Ecco, tante cose quindi per il prossimo 2020, io adesso insomma mi preme soprattutto però farvi gli auguri, fare gli auguri a tutti i montemurlesi perché siano delle buone feste e perché si possa nel 2020 tutti insieme insomma avere un anno positivo e un anno felice, quindi auguri.